Cosa le è piaciuto di Capaldi al primo impatto? Ma di Capaldi al primo impatto mi è piaciuta la sua umiltà, che credo che in ognuno di noi l'umiltà ha un valore molto importante. Quindi lui viene da una piccola società dove si costruiscono certi valori, dove si costruiscono certi equilibri e non c'è un'identità dove la fanno da padroni solo lo spendere, perché negli ultimi 2 anni io forse ho speso il massimo di quello che ho speso in 3-4 anni prima e ho sbagliato tutto, quindi credo che qui bisogna ripartire un attimino da sotto con dei giovani e con anche dei giocatori portanti che ci possano far crescere tutta la base. Gli ha detto chi non rientra nel progetto dei tanti dello scorso anno, questi giocatori non saranno aggregati se non trovano un'altra squadra. Sicuramente non saranno aggregati perché la società ha fatto le sue scelte e quindi loro scenderanno quando si alleneranno tutta la parte della juniores e tutto, perché noi in prima squadra non vorremmo che altro ci debbano essere i 24 calciatori per l'anno prossimo. Caidi, Speranza, Amadio, Calore, sono questi alcuni dei giocatori che potranno restare il prossimo anno. Sicuramente resteranno questi qui, resteranno tutti e poi ci saranno tanti giovani e tante 3-4 elementi di esperienza, ma non vecchi, di esperienza dai 25 ai 26-27 anni. È caldo l'asse con l'Atalanta perché si è parlato di diversi nomi come ad esempio Mazzocchi, Turissi forse si è allontanato. Ma di questo parlatene con il nostro direttore sportivo, perché è giusto che ne parli lui, perché sono trattative che sta curando lui e sicuramente ne parlerà meglio di me, perché io queste trattative non le ho curate minimamente.